Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing, oggi video fritto misto perché c'è davvero tantissima roba arretrata che dovevo spacchettare e che dovevo mostrarvi, anche pacchi da parte vostra, pacchi di Pampling, pacchi da case editrici, pacchi di qualunque tipo ragazzi, davvero qualsiasi cosa, ma direi di dare un bel taglio alle ciance e di cominciare subito a sbustare e ad aprire questi pacchi. Vorrei cominciare da questo pacchetto qui che mi è stato inviato da uno di voi. Qualche tempo fa su Instagram vi avevo chiesto di mettere mi piace ad una pagina di una scuola. Si tratta della scuola Ruiz di Augusta, quindi un paese qui in provincia di Siracusa, vicino a dove abito io sono di Catania, e mi avevano chiesto di aiutarli perché stavano partecipando alle nazionali di robotica. I ragazzi alla fine non hanno vinto quella gara, ma comunque stanno proseguendo col loro percorso e stanno partecipando ad altre gare. Mi hanno fatto avere questa busta come ringraziamento per la collaborazione, per aver condiviso la pagina del loro robottino, e quindi ragazzi eccomi qui, voglio aprirla, non vedo l'ora, non l'ho ancora guardata e non so cosa c'è all'interno. Intanto ecco qui, abbiamo una lettera, ovviamente adesso la leggeremo assieme. Caro Antonio, tutto il gruppo Vultus Ruiz, composto da Riccardo, Di Filippo, Domenico Di Mare, Raffaele Greco, Salvo Alcamo, Sebi Miano, Carlo Pinieri, Davide Boscarino, Alessandro Limer, Alessandro Tusa e ovviamente il nostro robotico amico Naus Ruiz, intende porgerti un particolare ringraziamento per la tua gentilezza e per la tua disponibilità nell'aiutarci a raggiungere 160 follower su Instagram, inserendoci nella tua storia. Figuratevi ragazzi il minimo che potessi fare per darvi una mano. Il ringraziamento si estende anche a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato. Il vostro aiuto è stato sicuramente determinante nell'ottenere risultati apprezzabili durante lo svolgimento della semifinale nazionale Now Challenge 2018. Come segno della nostra stima e della nostra riconoscenza, vorremmo farti dono della sfilla che ci è stata donata da Scuola di Robotica. Fiduciosi che questa collaborazione possa continuare anche in futuro, ti porgiamo i nostri più cari saluti. Vultus Ruiz, ragazzi, assolutamente contate su di me e parlo anche a nome di tutti gli altri iscritti, contate su di noi qualora aveste bisogno. Storie di Instagram come se non ci fosse un domani per voi e per la vostra scuola, io chiederò sempre di condividere e di darvi una mano. Ma sono curiosissimo di vedere questa sfilla e vi ringrazio tantissimo per il pensiero, ragazzi, non era necessario, ma lo apprezzo tantissimo e sicuramente questa spilla andrà a finire lì assieme alle altre che sono attaccate ai miei badge. Ok, bellissimo, I love now, con il faccino del vostro robottino. Ragazzi, è davvero bellissima questa spilla. Grazie, grazie davvero tanto, ne vado molto molto fiero e vi ringrazio di averla condivisa con me. Grazie tantissimo ragazzi e in bocca al lupo per tutte le future gare che affronterete. Davvero grandi, grandissimi, grazie mille veramente. Ma andiamo avanti adesso con le altre cose. Naturalmente la lettera andrà a finire assieme alle altre che mi avete mandato fino ad ora. Io qualche settimana fa, forse più di un mesetto fa, vi ho parlato di questo volume qui, J.K. Rowling, l'incantatrice di 450 milioni di lettori, scritto da Marina Lenti. Marina Lenti mi ha poi contattato privatamente per ringraziarmi, lei non sapeva naturalmente che io stessi recensendo questo volume e ha voluto ringraziarmi e mi ha inviato altri volumi scritti da lei, che ancora, devo ammetterlo, non ho avuto modo di leggere per tantissimi impegni che ho avuto fino ad ora, ma che mi prendo assolutamente l'impegno qui davanti a 10.000 persone di leggerli e di parlarvene sul canale più avanti. E adesso ve li vado a mostrare perché alcuni parlano naturalmente di Harry Potter, altri no, e vi spiegherò perché. Il primo è La metafisica di Harry Potter e ragazzi, questo qui mi incuriosisce tantissimo perché ci va a sviscerare tutti gli spunti che ha utilizzato J.K. Rowling nei suoi incantesimi, nelle sue ricette, in tutto quello che comunque ha a che fare in qualche modo con la metafisica. E mi incuriosisce davvero tantissimo questo volume, naturalmente vi lascio tutti i link sotto in info box. Altro volume che mi hanno inviato, anzi, le case editrici,
con le quali collabora Marina Lenti è Hobbitologia. In realtà avrebbero dovuto inviarmi il volume Potterologia e credo abbiano sbagliato, quindi io non ne so moltissimo, ma ragazzi intanto vi lascio il link perché chi l'ha visto nelle storie di Instagram è andato fuori di testa e quindi so che sicuramente questo volume potrà interessare a moltissimi di voi. Quindi anche di questo qua trovate il link sotto in info box. Altro pacchetto sempre che mi è arrivato da una casa editrice di Marina Lenti, con la quale collabora Marina Lenti, eccolo qui, si tratta di altri due volumi che sembrano molto interessanti. Il primo è Harry Potter, il cibo come strumento letterario. Come sappiamo J.K. Rowling ha creato un intero universo e all'interno di questo universo abbiamo flora, fauna, ma abbiamo anche la cucina. Come sappiamo ha inventato le cioccolane, ha inventato tutti i dolci di Melandia, ha inventato cose come la burro birra e tantissimi altri prodotti dolciari e non, e quindi questo volume va a analizzare appunto il cibo utilizzato all'interno della saga. Anche in questo caso non vedo l'ora di leggerlo. Questo qui è di Runa Editrice, ragazzi, link in info box. E poi anche qui troviamo un altro volume, sempre di Runa Editrice, Il Fantastico nella letteratura per ragazzi, Luce e Ombre di 10 serie di successo a cura di Marina Lenti. Credo proprio che anche in questo caso si parlerà di Harry Potter, ma si parla anche ad esempio di Shadowhunters, di Percy Jackson, di Narnia, Divergent, Twilight e di altre serie molto famose. Quindi anche questo qui ve lo straconsiglio già sulla fiducia, visto che il libro su J.K. Rowling l'ho letteralmente divorato e ci ho dedicato un video che troverete nelle schede. Ecco qui un altro pacco, anche in questo caso ve ne ho già parlato in un video precedente e l'ho aperto anche questo qui su Instagram, quindi seguitemi su Instagram. E si tratta del pacco che mi ha inviato Universal Pictures e si tratta del film Loving Vincent. Vi anticipo già che Universal continuerà a mandarmi altri film probabilmente e quindi mi piacerebbe, tra Universal e magari i film che mi invierà Warner, di creare una rubrica mensile dove vi parlerò delle novità, delle uscite a un video e magari vi potrò consigliare qualche film. Fatemi sapere se l'idea vi piace sotto in info box, così il canale non diventa monotono, non parliamo sempre solo di Harry Potter, visto che mi sono reso conto che ultimamente parlavo solo di Harry Potter e c'è una sfilza di video solo potteriani. Quindi vorrei un po' variare le cose, il martedì ovviamente resta potteriano, però durante la settimana sarebbe carino parlare anche di altre cose un po' nerdose come film, serie TV e tanto altro. Quindi ragazzi fatemi sapere, questo film ve ne ho già parlato in modo molto approfondito e ve lo straconsiglio. Ma andiamo ancora avanti perché passiamo a Pampling. Questo è un pacco che ho da parte almeno da 20 giorni e sono stato davvero bravissimo perché non l'ho aperto, non ho sbirciato, a differenza di questo pacco qui che ho aperto anche in questo caso su Instagram. Pampling, come vi avevo accennato in passato, non fa solamente magliette ma fa anche tantissimi altri prodotti, ad esempio le scarpe che ho qui accanto a me. Ma non solo, fa anche dei calzini molto nerd che spesso e volentieri trovate in offerta. Io vi ricordo il mio codice sconto 7potter, applicabile a qualsiasi ordine, che vi darà diritto al 15% di sconto. E una piccola parte dei vostri acquisti andrà a sostegno del canale. Ragazzi, io ho acquistato questi calzini e ne ho presi pochi perché avrei voluto prenderli tutti. E ho preso questi qui con dei CD e delle cassette sopra, stampate sopra, e sono davvero morbidissimi e non vedo l'ora di usarli. Non li ho aperti, non li ho utilizzati perché volevo farci prima il video, quindi finalmente chiusa adesso la telecamera andrò a sconfezionarli e ad usarli perché non vedevo l'ora. Ma oltre a questi qui ho preso anche questi potteriani con delle saette che mi piacciono tantissimo e non vedo l'ora di sfoggiare al lavoro. E poi anche questi qui con dei pianeti, degli space shuttle e delle navicelle spaziali, come vedete sono firmati Pampling e sono davvero molto molto belli. E poi guardate questi quanto sono fighi, con la fantasia, la trama di Pac-Man. Abbiamo Pac-Man e i pallini colorati che va a mangiare.
anche questi belli, e poi un paio un po' più semplice, questi qui che sono blu con delle strisce azzurre che trovo molto molto eleganti, strisce bianche scusate, che trovo molto eleganti, non so perché, ma mi piacciono, eleganti fosse un parolone, però mi piacciono parecchio. E ragazzi, ora vi mostro anche le scarpe che ho preso su Pumpling, che somigliano parecchio alle Vans, costano davvero poco, circa 28 euro, e sono davvero molto molto belle. Ancora non le ho utilizzate perché aspettavo di farvele vedere, e queste scarpe sono a tema gaming. Infatti troviamo qui stampate sopra dei controller di diverse console, ma troviamo anche delle lattine, delle scarpe, delle stelle che richiamano quelle di Super Mario, delle tastiere. Troviamo davvero tantissimi elementi che ricordano comunque il mondo dei videogiochi. La qualità mi sembra davvero buona, le ho provate e sembrano anche abbastanza comode. Quindi ragazzi, io vi do davvero il via libera all'acquisto delle scarpe, perché secondo me sono assolutamente approvate e addirittura mandano due paia di lacci. Abbiamo queste qui color sabbia che vanno ad abbinarsi alle rifiniture della scarpa, ma nel caso anche bianche da poter sostituire. Quindi devo dire che probabilmente ne prenderò anche qualche altro paio adesso che si avvicina l'estate, perché ne hanno anche del Trono di Spade, ne hanno anche di tantissimi altri fandom e mi piacciono, sono davvero molto estive, molto colorate. Quindi approvate, fatemi sapere cosa ne pensate e poi finalmente posso aprire questa busta, perché aspettavo da tanto, ho acquistato un altro prodotto che non avevo mai preso e quando l'ho vista, ragazzi, sono andato fuori di testa, assolutamente, e adesso ve lo farò vedere. Allora, intanto dovrebbe esserci anche un'altra cosa, visto che questa busta fa tantissimo odore di fragola. Ecco qui, ho preso anche questo pacchetto di caramelle in questa scatola di latta, e si tratta di caramelle alla fragola. C'era anche una protezione molto molto carina, e si tratta delle caramelle alla fragola di Stranger Things. Adesso ne assaggio una, vi dico anche com'è. Sono davvero buone, ragazzi, hanno un gusto molto intenso di fragola e mi piacciono parecchio. In questo caso io ho scelto questa confezione a tema Stranger Things, che adesso vi mostrerò meglio più da vicino, e all'interno è possibile inserire questa plastica, e rimuovendo questa parte qui in plastica ecco che avremo un dispenser per le caramelle, in modo da non perderle tutte quante in una volta. Magari a volte capita che si possa aprire all'interno della borsa questa confezione in latta e perdere tutte le caramelle. Quindi ottimo questo accorgimento della plastica, e queste qui costano circa 2 euro e naturalmente anche su queste è possibile applicare il codice sconto. Quindi ve le consiglio, ci sono diversi fandom anche in questo caso. E poi eccola qui, finalmente spero di poterla usare, anche se qui ormai fa un caldo pazzesco, l'estate si avvicina inesorabile qui in Sicilia. Ragazzi, ho preso questa felpa taglia M, spero vada bene, di Rick e Morty. È davvero morbidissima, non pensavo. Ragazzi, guardate quanto è bella, si tratta di Pickle Rick, quindi di Cetriolo Rick. Guardate quanto è bella questa felpa, mi piace tantissimo questa grafica. C'era anche la maglietta a maniche corte, ma io ho preferito utilizzare questa stampa sulla felpa. Mal che vada, la userò il prossimo anno. Ma guardate quanto è bella, questa la metterò sicuramente anche per andare al lavoro. E devo ammettere che non credevo che la qualità fosse così buona, perché all'interno è felpata, mentre fuori no, è di cotone e mi sembra davvero bella, perché non è ingombrante, non è quella felpa pesante e mi permetterà benissimo di muovermi al lavoro. Quindi questa spero di poterla usare per qualche giorno prima di cominciare ufficialmente ad indossare le maniche corte, perché davvero fa caldissimo. Abbiamo avuto una settimana di brutto tempo qui in Sicilia prima di Pasqua, ma ora arriviamo tranquillamente già quasi a 30 gradi. Quindi vedremo, in ogni caso bellissima. Sono molto molto contento di aver acquistato questa felpa su Pumpling. Ragazzi, fatemi sapere cosa avete acquistato voi su Pumpling ultimamente. Mandatemi le foto su Instagram, taggatemi, mi raccomando.
perché mi fa sempre piacere, come io condivido i miei acquisti con voi, mi piacerebbe che voi condivideste i vostri acquisti con me. Ragazzi, a questo punto per questo unboxing è tutto, fatemi sapere cosa pensate dei miei ultimi acquisti, dei miei ultimi arrivi. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine, mi raccomando lasciate un mi piace, commentate, condividete il video, io vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!